sono qui per dire a tutti quanti che in questa casolla, dove tutti le forze politiche non fanno altro che sul piano occupazionale di non, nessun progetto, fanno solo. E quindi noi siamo qui per ribadire, come siamo andati già altre aperture campagne elettorali, e ci saremo qui e andremo anche in futuro, per ribadire che noi disoccupati siamo qui perché in questa casoria, che fino a ieri si è solo pensato ad assumere persone tramite raccomandazioni politiche e quant'altro, noi abbiamo le prove, perché noi abbiamo girato poi tu e l'altro questa situazione. L'ultima volta che c'era, avevamo un amministratore qui, l'ultimo giorno ci ha convocati parlando di un protocollo d'intesa con le aziende che devono venire sul territorio con la Casoria per fare in modo che i disoccupati avessero la priorità, ma i disoccupati di Casoria. Invece abbiamo scoperto che ci facevano una cagna, nel senso che ai raccomandati li mandavano le agenzie interinarie di altri città tipo Caserta, dove facevano assunzioni in Casoria ambiente. Qui ci sono, dai un attimo, poi ti ripeto, Gennaro, vuoi accompagnarmi qui sopra un attimo? E noi nel momento di lotta vogliamo una corsia preferenziale, perché siamo gli unici a Casoria che stiamo facendo qualcosa per portare fuori da tutta questa situazione. Ci sono gli altri disoccupati, ma dove stanno, voglio sapere? Dove stanno? O lavorano a nero, oppure stanno dietro ai politici aspettando che un avuto posto di lavoro? Grazie per l'attenzione io al nostro compagno che sta qui, Gigino, diceva giustamente una cosa importante, che per la prima volta dal 1970 ad oggi c'è un movimento di lotta reale, oltre 300 iscritti a questo movimento di lotta, quelle persone che fino a ieri sono state tacciate come gli ultimi di questa città, una città che ha sbando in tutti i suoi settori. Purtroppo la cosa pubblica è diventata la marionetta e che fa ridere alla campagna, ma rispetto un pochettino anche all'andamento nazionale di quello che è diventata la politica, dove non si parla più di politica di costruire qualcosa di concreto per gli ultimi delle città di Casoria. I disoccupati stanno portando da anni una vertenza generalizzata su tutte quelle opere, e come la Menarini Group, dove noi siamo stati a Bologna, abbiamo avuto un incontro come coordinamento con OSP, Unione Sindacale di Base, con la dottoressa Francesca Menarini, dove ha dato la piena disponibilità, che ha detto che su Casoria deve ricadere il 70% delle forze lavoro. Allora noi diciamo, lo ribadiamo fortemente, qui ci sono gli esponenti politici di importanza e ci sono le forze d'ordine, c'è la società civile, ci sono coloro che in certo modo cercano di dare un contributo, ma noi ribadiamo ancora fortemente che questo lavoro o questi progetti, come anche il Casoria Ambiente, che come sapete i lavoratori sono costretti a fare delle 11 ore di straordinario e a volte non ce la fanno
a coprire tutta la città. Addirittura il porta a porta che sta al 30%, che deve arrivare, a, secondo noi, come ha detto il sindaco in una conferenza stampa con il presidente dell'ambiente pazzo, che voleva portare a oltre il 50%. Ciò significa incrementare, visto che il bilancio di dell'ambiente per la prima volta e bisogna dare un merito, magari a chi ha governato nell'ultimo. Che caro sindaco Ferrari, che sindaco, noi che lo diciamo a poco, cioè con la democrazia partecipata, quello che non esiste più da diverso tempo, c'è bisogno di inserire il nuovo organico in Casone Ambiente, ma deve attraversare, non dobbiamo fare la solita passerella che andiamo a prendere gli stagionali, che poi questi stagionali sappiamo che appartengono a persone vicine ai politici, lo sappiamo benissimo, conosciamo ad uno, perché Casone è del casoliano. Allora noi con questa nostra azione dimostrativa, e vi ringrazio di aver avuto la pazienza magari di ascoltarci, perché questa è la storia della democrazia per i cittadini di Casoria. In storia della democrazia sono tutti coloro che vogliono un mondo pulito, nuovo, alternativo, e questo è per questo noi siamo qui stasera. Un'altra cosa importantissima è anche sulla questione del più Europa, il piano integrato urbano. Qualcuno direbbe che cos'è più Europa? Sono 35 milioni che vengono dalla città europea a tutti i comuni che hanno fatto richiesta, e Casoria è uno di questi che ha avuto queste accezioni, ma stanno ancora lì aspettando. Abbiamo le aree dismesse a Casoria, le aree dismesse per essere il volano del commercio, il volano per una nuova occupazione, e su questo dobbiamo investire le forze, e su questo, perciò io dico, facciamo un appello alla politica, se domani Ferrara dovrebbe essere di nuovo il sindaco di questa città, lo ribadiamo come abbiamo sempre fatto, in modo molto democratico, che c'è bisogno di trasparenza, di far rinascere la città sulla questione morale, che è la cosa più importante. Siamo stanchi di assistere alle passerelle. Qui ci sono ex consiglieri comunali che da destra sono passati a sinistra, da sinistra sono passati a destra, soltanto per un non sappiamo per cosa. Noi non vogliamo entrare nel merito politico, anche se io sono un uomo di parte, ma io voglio dire soltanto a questi esponenti, non pensate soltanto alla professione che sta sotto il Deretano, pensate che questa città sta morendo, ci sono famiglie, cittadini che fino a ieri lavoravano, oggi non possono venire.